Shalawam. 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 Eccoci qua, un altro giorno, un altro un'altra volta sul campo di battaglia. Noi siamo il vero popolo di Israele, i veri israeliti, e predichiamo la fine, la caduta di questo regno, di questo governo, e annunciamo l'arrivo, la salvezza dell'unico salvatore, Yahweh Shai, che il mondo dall'ignoranza chiama con il nome di Gesù Cristo. E prima di iniziare vogliamo dare tutta la gloria, il potere e le adorazioni all'unico e vero potere vivente, Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai Ba'ashem Kakudash. Vogliamo dare i doppi onori agli anziani e apostoli della Great New Stone GMS per averci insegnato questa verità e per il ministero al servizio di Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. E salutiamo tutti gli eletti della casa di Israele, coloro che predicano questa verità in sincerità e umiltà e che vivono e soffrono in questa verità, agli Achiam e alle Aquat che ascoltano e mettono in pratica Shalawam. Shalawam. Eccoci qua un altro giorno, come ho detto, sul campo di battaglia a predicare la verità della Bibbia, l'unica verità che attraverso l'intendimento, attraverso lo spirito che il Padre manda ai suoi servi, i profeti, diamo l'interpretazione, l'unica interpretazione della nostra eredità, dell'eredità del popolo di Israele, cioè la Sacra Scrittura, ciò che ci permette di identificarci in questi ultimi tempi, ciò che ci permette di conoscere quali sono i tempi in cui viviamo, ciò che ci dà la luce, la conoscenza per camminare in questo mondo, in questi ultimi tempi. E oggi vogliamo proprio parlare di questo, vogliamo parlare degli ultimi momenti, negli ultimi tempi. Khan, come dice il fratello, stiamo profetizzando la caduta di questo regno governato dai malvagi, così proclamati uomini bianchi, ok? Sono loro che governano questo regno in malvagità, che hanno preso tutte le parole del Padre e l'hanno invertito, ok? E vogliamo iniziare a leggere dal libro di Apocalisse, conosciuto anche come Rivelazione, capitolo 13, versetto 16, ok? Perché questo è il tempo che stiamo per arrivare, questo è il momento di cui stiamo entrando adesso. Loro hanno un bel piano, tutto già pianificato da tantissimi anni, ok? E possiamo definirlo anche come il nuovo reset, ok? Vogliono resettare tutto, ok? Hanno dei piani specifici che hanno pianificato, ok? Perciò coloro che camminano in oscurità, coloro che camminano in ignoranza non potranno mai capire queste cose qui. Solamente coloro che hanno la luce, ok? Che è la vera conoscenza dentro, potranno discernere queste parole qui. E questo vediamo spesso. Anzi, leggi. Questo è il libro dell'Apocalisse, capitolo 13, versetto 16, che ci dice: inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi. Ok? Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, ok? Questo sta parlando del governo, ok? Che sta governando questo regno che sappiamo adesso, iniziando dalle famiglie bancarie, i Rothschild, le Oppenheimer, ok? Assieme ai loro alleati, ok? Dalla parte religiosa, il Vaticano, ok? E tutti i zimbelli che li stanno sotto, i politici, ok? Loro obbligheranno, siano i ricchi, i poveri, i grandi, i piccoli. I grandi e i piccoli rappresenta lo stato della società, ok? Il tuo stato nella società. Perciò coloro che sono i grandi di questa società sono i così chiamati celebrità, quelli che hanno i soldi, bla bla bla, ok? Verranno tutti, ok? Obbligati a prendere un marchio. Leggiamo. Quindi parliamo della bestia, la società che biblicamente la bestia obbligò tutti, come vediamo oggi attraverso l'avvelenamento di massa, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio. Marchio dall'antico ebraico, dall'antico greco è karagma, che significa incisione. Un marchio sulla mano destra o sulla fronte. E nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio. Ok, se state attenti riuscirete a capire che questa invenzione di qui
Giovanni sta parlando qui, è già fuori. E sono i così chiamati microchip. Avete voi la comunicazione qua gli artisti? No. Dovete farla, allora tirate via tutto. Fate domanda. In cui è spiegato come si fa sta... Cioè, non siamo artisti, stiamo predicando la Bibbia. Questo vabbè, non è nulla che ha a che allora fare. Allora è un'occupazione, dovete chiedere l'occupazione, è solo pubblico. Possiamo, se togliamo questo, possiamo lo stesso stare qua un in piedi senza queste cose qui. E con quello là ripreso? Sì, con la telecamera. No, ci stiamo riprendendo noi stessi, vede. Dovete chiedere una comunicazione. Salute. Va bene, salve. Ehi, come stavamo dicendo, ok? Questa invenzione è già fuori, ok? Infatti stanno cercando di portare tutti. Il denaro che stanno cercando di spostare a come si chiama a tutta digitalizzazione. Sì, stanno togliendo il contante di stanno mezzo. Togliendo il contante di mezzo e tra poco i soldi diventeranno digitalizzati. Okay? Ce ne sono diversi portali che stanno facendo, tipo i cryptocurrency eccetera. Ora il prossimo passo che hanno già iniziato in alcune parti è il microchip, questo è il marchio che sta parlando Giovanni là. Okay. Dice che togliamo questa roba qui, vero? E nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Infatti hanno già iniziato questa prova, ok, con così chiamato le acque, non vogliamo dire il nome se no ci toglieranno il video, ok? Se non hai la mascherina non puoi accedere in certi posti, ora è diventato il Green Pass, ok? Se non hai il Green Pass non puoi andare in certi posti. Perciò dovete capire che questi che stanno governando questo regno, okay, sono i malvasi, operano con un termine che si chiama gradualismo, ok? Non vogliamo prendere il significato della parola gradualismo. Diciamo un grado per volta, un passo alla volta, per non essere troppo di sorpresa per noi, comunque per prepararci anche a quello che sta avvenendo, e ci preparano attraverso anche il subconscio, così è quando arrivano a fare una legge che ci obbliga tutti, noi saremo comunque preparati a quello che sta arrivando. Ok, puoi leggere per piacere. Gradualismo, tendenza a procedere metodicamente per gradi in fatto di riforme politiche o sociali. In questo caso vanno a braccetto la politica e il sociale, cioè la quotidianità, la mondanità. Infatti si dice tendenza a procedere metodicamente, ok? Hanno iniziato con le mascherine e ora si è passato al Green Pass, ok? Dal Green Pass sappiamo che passerà al microchip, che è il marchio della bestia di cui sta parlando Giovanni, ok? Andiamo avanti, leggiamo, e dice che coloro che non ce l'hanno non possono comprare né vendere, non possono fare nulla. E qui sappiamo che queste cose qui arriveranno anche nei posti di lavori. Se non prendi questo marchio della bestia non potresti lavorare, ok? Come possiamo anche vedere ad oggi a livello di informazione al telegiornale, partito dalla Francia, adesso l'Italia adotterà la stessa riforma, cioè che non si potrà entrare in attività pubbliche, bar, ristoranti, esercizi pubblici se non avrai il Green Pass, se non avrai fatto, se non ti sarai avvelenato. E vediamo proprio come le profezie bibliche si stanno realizzando, la profezia sta prendendo realtà qua. Vediamo ecco come senza che l'avvelenamento di massa è un primo passo per arrivare al microchip, che è il marchio della bestia, perché come ha detto il fratello prima si stanno muovendo gradualmente su due lati, si stanno muovendo gradualmente dal livello economico, che come hanno fatto la riforma dal 1 luglio, che non si possono più prelevare contanti da alcuni tipi di banche, così anche a livello, e quindi cercano di togliere il contante di mezzo, togliendo il contante di mezzo cercano di digitalizzare il contante,
Questo è una linea che porta al microchip. E la seconda linea è questo Green Pass, è questo avvelenamento, è questa certificazione che tu hai preso il veleno. E queste due cose camminano sulla stessa via, e per renderle non per non farle falsificare sarà messo in circolazione, come già è in circolazione in Cina o come è in circolazione in Svezia, il microchip che ci darà la certificazione che noi abbiamo preso l'avvelenamento di massa, e sarà il nostro portafoglio digitale. Khan, come dice il fratello, hanno fatto tutti questi decreti. Noi sappiamo che questi sono decreti iniqui, ok? Perché li fanno a posto per un motivo. Il motivo non è quello sicuramente di aiutarvi, di farvi crescere, di farvi di vivere il più lungo possibile. È quello di sterminarvi, ok? Ma in stesso momento loro stanno lavorando, sono dei strumenti nelle mani del Padre. Questo è il libro di Isaia capitolo 10, versetto 1 dice: guai a quelli che fanno decreti iniqui e gettano l'ingiuria, okay, la quale è l'ino stessi hanno innanzi scritta. Ok? Anzi, vado a prendere un'altra versione. Ma perché questa roba ti succede a te? Ti rompe le balle? Dimmi, qual è Isaia? Isaia capitolo 10, versetto 1. E cioè loro stanno facendo tutte queste cose non per il bene della massa, ok? Legge. Questo è il libro di Isaia. Occhio qua, c'è lo scalimento. Capitolo 10, versetto 1 dice: guai a voi che fate leggi ingiuste per opprimere il mio popolo. Così negate la giustizia ai poveri e li private dei loro diritti. Sottraete alle vedove e agli orfani i loro beni. Comunque, guai a voi che fate leggi ingiuste per opprimere il mio popolo. E Khan, questo è il punto che vogliamo tirare fuori. Khan, queste leggi hanno cambiato, hanno cambiato un sacco di cose ultimamente, ma la gente non sta attenta. Gli hanno messo la finale del calcio e tutto il resto per distrarre la gente, ok? La gente non sta attenta, hanno cambiato un sacco di legislazioni, ok? Poi da settembre a ottobre cominceremo a vedere proprio le corna di questi diavoli, ok? Perché è tutto, come abbiamo detto prima, gradualismo, un passo a volta, un passo a volta, un piccolo passetto a volta, fino al momento di trovarti proprio allo svincolo, ok? Questo è secondo Corinzi, capitolo 2, versetto 11. Dice: affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Ah. Queste sono le macchinazioni di Satana, e non ne ignoriamo noi che siamo figli della luce, figli del nostro Signore Yahweh Shai, che ci ha illuminato con la conoscenza. E qual è la conoscenza? La conoscenza delle scritture. È attraverso le scritture, che è un libro storico, è un libro profetico, per farci conoscere in quali tempi siamo. Sappiamo che siamo nei tempi dell'Apocalisse e siamo nei tempi del marchio della bestia. Prendi il libro di Efesini, che piacere, mi sa, capitolo 5, forse versetto 15, già qui, quello che hai appena detto. Questo è il libro degli Efesini, capitolo 5, versetto 15, dice: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Khan, noi stiamo recuperando il tempo adesso, perché sappiamo che tempo siamo, sappiamo che siamo proprio alla fine di questo regno qui, e questo regno cadrà attraverso un giudizio pesantissimo, attraverso le bombe nucleari, ok? Sappiamo che ci sarà una terza guerra mondiale, come è stato predicato nelle scritture, ok? Nel libro di Apocalisse. Perciò noi non camminiamo come i stolti, camminiamo come dei saggi, ok? Recuperando il tempo, capendo, osservando le cose che stanno succedendo, come hai letto prima riguardo le macchinazioni di Satana. Noi non siamo ignoranti di queste macchinazioni, ok? E leggo, vai. Questo è il secondo Corinzi, capitolo 2, versetto 11, dice:
affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Dan, non ignoriamo le sue macchinazioni, ha un sacco di macchinazioni. Il suo primo macchinazione è quello di girare queste leggi, legislazione, ok? E la gente non fa attenzione, come ho detto prima, ok? L'altro è la media, la TV, ok? Che spalge informazioni sbagliate che conducono alla morte, ok? Che infliggono paura a coloro che stanno a casa, che li ascoltano, ok? Volevi aggiungere qualcosa? No, questa è la... È la prova che sta colpendo tutto il mondo, così come è scritto nel libro dell'Apocalisse al capitolo 3, secondo me versetto 10, ci dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. E questa è la prova che sta colpendo il mondo e gli abitanti della terra. Tutto il mondo non è mai stato così unito per questo avvelenamento di massa. E questa è la prova e la tentazione che sta colpendo il pianeta Terra. Questa macchinazione da parte di Satana, Shatan, l'avversario, che gradualmente è arrivato ad oggi preparando il suo antidoto, come si chiama? Per la salvezza, quando noi che siamo saldi nelle scritture sappiamo che la salvezza viene da uno solo e da nessun altro. Dan, hai parlato in quel versetto là, leggi di nuovo quel versetto che hai. Apocalisse capitolo 3 versetto 10 dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Khan, il fratello ha parlato di un'ora di tentazione che arriverà su tutta la terra, ok? Questa ora di tentazione, questo siamo proprio all'inizio, ma le cose andranno a peggiorarsi proprio, ok? Ora vogliamo vedere cosa succederà. Prendiamo il libro di Daniele 12:1. Daniele 12, versetto 1, dice: in quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo... Dan, ci sarà un tempo di angoscia, ok? In quel momento ci sarà l'angelo Michele, che nell'antico ebraico si dice Micaala, che vuol dire chi è come il potere. Sappiamo che l'angelo Michele è un angelo di combattimento, un angelo di guerra, ok? Ci sarà un tempo come mai fu dall'inizio della creazione, ok? Quando coloro che scelgono di fare il giusto come il padre, attraverso suo figlio Yahweh Shai ci ha fatto vedere, quando la loro vita sarà messa proprio difficile, non potranno partecipare nella società. E invece coloro che accetteranno gli inganni e astuti di Satana saranno consolati per quel poco momento, e poi tutto all'improvviso. Prendi il libro di Sofonia, per piacere. Il libro di Sofonia. Sì. Sofonia, leggiamo. Sofonia capitolo 1. Leggi dall'inizio. Questo è il libro di Sofonia, capitolo 1, versetto 2. Io distruggerò ogni cosa dalla faccia della terra, così dice il Signore Yahweh. Il Padre distruggerà ogni cosa, ok? Dalla faccia della terra, ok? E come fa a distruggere queste cose qui? Capiremo. Anzi, aspetta, tieni chiuso questo, ok? Tieni bloccato e prendi il libro di Isaia capitolo 54 e 16 e vediamo come farà a distruggere ogni cosa il padre, ok?
Questo è il libro di Isaia, capitolo 54, versetto 16, che dice: ecco, io ho creato il fabbro, egli soffia nel fuoco sui carboni e forgia uno strumento per il suo lavoro. Io pure ho creato il devastatore per distruggere. Can, il padre ha creato il devastatore per distruggere, ok? I suoi fabbri sono i così chiamati scienziati che stanno mettendo insieme queste bombe nucleari, ok? Loro l'unica cosa che non sanno è che sono degli strumenti nelle mani del padre per portare ad adempimento queste cose qui, ok? E quando si soffia il fuoco, cosa succede? Si aumenta il fuoco, ok? La distruzione arriverà attraverso queste cosa ha detto? Strumento di distruzione? Devastatore. Devastatore, ok. Ora torniamo al libro di Sofonia. Sofonia, al capitolo 2. Io distruggerò ogni cosa dalla faccia della terra. Così dice il Signore Yahweh Bashem Yahushai. Distruggerò uomini e bestie, distruggerò gli uccelli del cielo e i pesci del mare, gli intoppi assieme agli empi. E che cosa può fare un lavoro così se non le bombe nucleari, ok? Queste bombe nucleari faranno un gran lavoro quel giorno, devasteranno tutto, distruggeranno tutto. E infatti questa è una sorta di purificazione, perché attraverso il fuoco si purifica qualcosa, perché questo regno è inquinato. Questo regno è distrutto, questo regno è tutto falso, non c'è niente di più buono in questo regno qui. E coloro che non hanno gli occhi a vederlo sono stati destinati a far parte di questa distruzione qui. Ecco perché il padre dovrà distruggere tutto, ok? Attraverso il fuoco, ok? Continua a leggere. Se hai precedenti. Distruggerò gli uccelli del cielo e i pesci del mare, gli intoppi assieme agli empi, ed eliminerò gli uomini dalla faccia della terra. Can, Signore Yahweh Shemiyahu. E questo è una profezia futuristica, deve ancora arrivare. Il padre l'ha fatto già una volta, ma attraverso l'acqua, durante il tempo di Noè. E noi sappiamo che non c'è mai stato un tempo che il padre ha dovuto distruggere tutta la terra attraverso il fuoco, ok? E questa volta questo è quello che succederà. Perciò quando siamo qui perché abbiamo il timore del Padre. Vogliamo svegliare i nostri fratelli che fanno parte della casa di Israele di venire fuori da tutte queste pazzie qui, da queste menzogne. Intanto sarà tutto distrutto, perciò la casa che stai costruendo, la carriera che stai facendo, sarà tutto finito sotto il fuoco, vero o no? Questo è Daniele capitolo 12 al versetto 2, dice: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia. Questo è la è il destino dei figli di Israele, perché ricordiamo che la salvezza è solo per il popolo di Israele e per nessun altro popolo. Le chiese, le religioni hanno cercato di sviare dicendo che il padre ha rinnegato il popolo di Israele e ha aperto la porta a tutti quanti, ma non è biblico questo che dicono, perché biblicamente il padre ha con Israele un patto eterno, e per rinnovare, per confermare questo patto eternamente ha dato suo figlio Yahweh Shai, che sarà il nostro sacerdote in eterno. E sacerdote, che fa il sacerdote? Il sacerdote compie espiazioni per il peccato del popolo, e così Yahweh Shai ha compiuto l'espiazione per il suo popolo Israele, gli Asharala, i principi di Dio, i principi del potere. Per questo che noi in questi ultimi tempi siamo qui a profetizzare la fine di questo governo, la fine di questo sistema qua, a profetizzare, ad avvertire, siamo sentinelle anche, siamo qui ad avvertire e a svegliare i figli di Israele di ciò che sta accadendo, delle macchinazioni del malvagio, dell'empio, del nemico. Siamo qua a svegliare il vero popolo di Israele, avvertirlo. Siamo come sentinelle, come dice anche Ezechiele nel libro, nel capitolo 33. Siamo anche sentinelle per svegliare. Come dice qui in Daniele 12, molti si risveglieranno. Gli uni per la vita eterna, che sono gli eletti, e sono i pochi che si sveglieranno per la vita eterna. E invece sono molti quelli che arriva la distruzione. Sono molti quelli che si sveglieranno per la vergogna e per un'eterna infamia. Perché adesso vediamo come attraverso questo avvelenamento di massa tutta la maggior parte della popolazione va a farsi questo avvelenamento, perché hanno messo delle limitazioni, se no non puoi lavorare, se no non puoi andare al concerto, se no non puoi andare in vacanza, se no non puoi fare questo.
E io ricordo il precetto che Yahweh Shai ci ha dato nei Vangeli: larga e spaziosa è la via che porta alla distruzione, e molti sono quelli che la trovano. E stretta e angusta è la via che porta alla vita eterna, e pochi sono quelli che la trovano, perché pochi avranno la luce dentro e avranno il coraggio e la fede, soprattutto, di rimanere saldi nella parola e di non prendere il marchio della bestia, di non prendere la strada che ci porta alla distruzione. Perché qua sta la prova di fede, la prova di fede nel rinunciare a quello che il mondo ti sta offrendo per ciò che sta arrivando, nella fede, nella speranza di ciò che sta arrivando. Perché come ci dice il libro degli Ebrei, a capitolo 11, versetto 1, la fede è sostanza di cose che si vedono, certezza di cose che si sperano. Ve lo prendo velocemente. Ebrei capitolo 11 versetto 1 dice: or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E sta qua la fede, nella speranza di quello che sta arrivando, e non di accettare quello che il mondo, governato dal diavolo, da così autoproclamato uomo bianco, nazionalità biblica Esau Edom, ci sta ai Shashua, è consumato, è senza pigmentazione. Però molti israeliti non ci perdiamo. Molti israeliti seguono questo esempio qua, quello del diavolo, e hanno perso la vera luce, cioè la parola di Yahweh Shem Yahushai. Sì, il fratello ha parlato della distruzione che arriverà, ok? E quando parliamo di queste cose qui, sembrano che queste profezie non arriveranno mai, ok? Prendi il libro di Abacuc per piacere, capitolo 2, versetto 3. Libro di Abacuc 2, 3. Sì, ce l'hai tu. Dai, gli ultimi. No, è a poco. No, la guida. Ok, Abacuc 2, 3. Questo è il libro di Abacuc, capitolo 2, versetto 13. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Tanto. Ok, queste profezie sono state fissate per un certo tempo, ok, e in quei tempi arrivano, ok? Anzi, se leggi da un'altra versione, parla che si affretterà, ok? Non ci vuole più tanto che queste cose arrivano. Infatti continua dicendo: se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Perché questa è la promessa che Yahweh Shem Yahushua c'è. Come dice la scrittura, non è un uomo, ciò che dice si compie. E se ha profetizzato, se ha condannato il pianeta Terra a una distruzione, ma per il bene del pianeta stesso Terra, perché questa Terra qua sta morendo, questo pianeta Terra sta morendo, quindi ha bisogno proprio di essere rivitalizzato, c'è bisogno di una purificazione. E come avviene la purificazione? La purificazione avviene attraverso l'acqua o attraverso il fuoco. E visto che la prima morte, quella del diluvio universale, e la prima purificazione è già avvenuta attraverso il diluvio universale, la seconda purificazione, quella là della seconda morte per tutti quelli che non credono in suo figlio, è quella là delle bombe nucleari. Queste bombe nucleari che andranno a purificare il pianeta Terra. Geremia 28. Poi dopo andremo a prendere... Questo è il libro di Geremia 28, capitolo 28, versetto 8, ci dice: i profeti che apparvero prima di me e di te, fin dai tempi antichi, profetarono contro molti paesi e contro molti grandi regni della guerra, la fame e la peste, e la peste. Questo è quello che fanno i profeti, questo è quello che facciamo noi. Non vi stiamo venendo a profetizzare e a predicare che andrà tutto bene, come fanno i governi, come fanno il sistema e le religioni. Fatevi il veleno e andrà tutto bene, si tornerà alla normalità. No, stiamo venendo a profetizzare ciò che avverrà, la verità, la realtà di ciò che sta in questi tempi qua. Perché come dice la scrittura, quando loro diranno pace e sicurezza, è lì che avverrà il disastro, è lì che avverrà la distruzione. Anzi, prendi il libro di Ezechiele per piacere, 2,
perché il motivo perché tiriamo fuori questo precetto è visto che abbiamo parlato di queste cose nelle scritture, perché quando facciamo vedere queste cose nelle scritture alcune persone dicono no, ma questo libro è un libro che parla solamente di bontà, di buono e buono. Ora vediamo se è proprio giusto che questo libro parla solamente di bene, che è il 9 e 10. Questo è Ezechiele capitolo 2 versetto 9 e dice: io guardai ed ecco una mano stava stesa su di me, la quale teneva il rotolo di un libro. E il rotolo è questa scrittura che abbiamo oggi, ok? Lo srotolò davanti a me, era scritto di dentro e di fuori, e conteneva lamentazioni, gemiti e guai. Ok, questo libro contiene lamentazioni, gemiti e guai. E la parola guai lì rappresenta guerra, ok? E queste sono le cose che arriveranno su questo pianeta qui. La gente è tranquilla, non pensa a chissà cosa, pensa di stare bene, basta. Pensa di fare la propria carriera, ma non stanno vedendo ciò che sta arrivando alla fine. Cioè prendi il libro che piace di Isaia capitolo 63. Ok? Ed è la stessa cosa che è successo durante i tempi di Noè. Noè è stato visto come un matto quando profetizzava che guarda, arriva un diluvio e ucciderà tutti gli esseri umani. Lo prendevano come uno sciocco, uno stupido, ok? Vai. 60? 63. Dall'1? Sì. Questo è il libro di Isaia, capitolo 63, e dice: chi è costui che giunge da Edom, da Bosra, vestito splendidamente? Costui magnificamente ammantato che cammina fiero di grandezza della sua forza. Sono io che parlo con giustizia, che sono potente a salvare. Per questo rosso sul tuo mantello, per questo rosso sul tuo mantello. E perché le tue vesti sono come quelle di chi cavalca l'uva nel tino? Questo sta parlando di Yahweh Shai, il nostro Salvatore, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, ok? Al suo ritorno non torna ad abbracciare la gente, torna a fare i danni questa volta qui. È già stato tornato, ha voluto abbracciare, ma non l'hanno voluto abbracciare. Questa volta tornerà con la veste tinto di rosso sangue, ok? Saranno il sangue dei malvagi, di coloro che ucciderà, ok? Perciò questo libro non parla solamente di pace, parla di guerre che arriveranno, parla di distruzioni, lamentele, ok? Perciò dovete svegliarvi da tutte queste filosofie, come hai detto prima, quando diranno pace, 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 è quello che stanno profetizzando. Stanno parlando dei piani tra 10, 20, 15 anni, ma che ne sanno se saranno, ok? Prendiamo il libro di Zeccaria, per piacere, 14-12. Questo è Zaccaria, capitolo 14, versetto 12, dice: questo flagello, questo sarà il flagello con cui il Signore, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Questa è proprio una profezia di ciò che causerà la distruzione attraverso le bombe nucleari, che tutte le nazioni, la maggior parte delle potenze mondiali hanno preparate, e che queste bombe nucleari avranno che da esplodere tutte quante insieme, prima di tutto a coprire la grande Babilonia che sono gli Stati Uniti d'America. Ha messo le mani sui figli suoi, che sono i nativi americani, negri, guarda su quello. Questo sarà il flagello con il quale il Signore colpirà tutti i popoli. Che avranno mosso guerra a Gerusalemme, sì, ma che non è solo una guerra di combattimento, è proprio anche una guerra spirituale, quella che hanno mosso queste nazioni. Schiavitù, i veri figli di
che hanno portato in schiavitù i veri figli di Dio, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, ok? Coloro che li hanno portati in schiavitù, anche loro riceveranno della distruzione del padre, ok? Questo è il libro di Salmi 110, capitolo 110, versetto 5. Adesso lo prendiamo. Quindi questo è il flagello con il quale Yahweh Bashem, Yahweh Shai colpirà tutti i popoli della terra, a parte l'un terzo della casa di Israele, gli eletti della casa di Israele, che quelli saranno salvati, come ci dice sempre il libro di Zaccaria al capitolo 5. Abbiamo fatto meglio a comprarlo. Più avanti, era 13. Infatti in tutto il paese avverrà, dice il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai, che i due terzi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato. Questo è l'unico terzo del popolo di Israele che sarà salvato. Tutti gli altri popoli della terra, insieme ai due terzi del popolo di Israele, saranno colpiti da questo flagello che è il nucleare, sono le bombe nucleari. Che cosa fanno le bombe nucleari? Potete vederlo tranquillamente, scrivete su YouTube la scena di Terminator nel nucleare, quando una bomba nucleare esplode, si squaglia, l'essere umano si squaglia. Guardate Hiroshima e Nagasaki. Come a Hiroshima e Nagasaki. Le bombe che sono buttate da non so da quanti anni, ci sono ancora gli effetti, ok? Pensate quando il padre lo farà su una gran massa, ok? La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite e la lingua si consumerà nella loro bocca. Cane, questa scena si può vedere nel film di Terminator 2, ok? Dopo quando la signora sta dietro la rete e arriva questa bomba all'improvviso e vedete proprio sciogliere gli occhi dalle socche, vedete sciogliere la pelle, ok? Vedete tutto distruggere. Versetto 5. Questo è Salmi capitolo 110 versetto 5, dice il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai, alla tua destra schiacciai dei re nel giorno della sua ira, giudicai i popoli, ammucchiai i cadaveri, sdritola la testa ai nemici in un vasto territorio. Rileggo Salmi 110 versetto 5. Il Signore alla tua destra schiacciai dei re nel giorno della sua ira, giudica i popoli, ammucchia i cadaveri, stritola la testa ai nemici in un vasto territorio. Can, ok? Coloro che si stanno preparando alla guerra, ok? Con tutte queste invenzioni di maligno, missili e robe varie, i re di questa terra, ok? Coloro che governano questa terra, il padre ha preparato la distruzione perfetta per loro, ok? Prendi il libro di Isaia. Da versetto 15-16. Isaia 66 versetto 15 dice: poiché ecco il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai verrà nel fuoco e i suoi carri saranno come l'uragano per dare la retribuzione della sua ira furente, per eseguire le sue minacce con fiamma di fuoco, poiché il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai eserciterà il suo giudizio con fuoco e spada contro ogni carne. Gli uccisi dal Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai saranno molti. Questo fa, okay, spiega tranquillamente. Vai, questo è quello che accadrà, ok, dopo la distruzione. Andiamo a vedere il libro di Apocalisse capitolo 8 versetto 13, ok? Cosa causerà tutte queste distruzioni qui? La terza guerra mondiale, che diciamo che è stato profetizzato nelle scritture, ok? Ed è inevitabile, se guardate i giornali si riesce a vedere come i paesi si stanno preparando sempre di più a una guerra, ok? C'è la Russia, c'è la Cina, i così chiamati forti della terra, America, si stanno preparando a una guerra, una terza guerra mondiale, ed è il padre che li sta usando a fare queste cose qui. Vai.
Apocalisse capitolo 8 versetto 13 dice: guardai e udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra a causa degli altri suoni della tromba che tre angeli stanno per suonare. Can, il guai, guai, guai rappresenta, se leggete dall'inizio vedete che c'è la parte che dice guai e guai, due, e dice guai, 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 vuol dire la terza guerra mondiale, ok? E quando arriva questa terza guerra mondiale, è stato tutto pianificato dal padre, come abbiamo letto il libro di Isaia, il padre ha messo a parte il suo fabbro, ok? Hanno creato degli strumenti di devastazione, ok? Perciò il futuro di questo regno, guidato dai uomini di Satana, i così chiamati uomini bianchi, sappiamo che non ha nulla di bello, ok? È distruzione, ok? E cercano sempre di spargere le menzogne e dare una sorta di speranza alla gente, una speranza senza radice, ok? Perciò coloro che cadranno nelle menzogne, ok? A tutte le cose che stanno pianificando, bene a loro, vuol dire che sono stati destinati alla distruzione, ok? E leggiamo sempre il libro di Apocalisse capitolo 9 e 12, che parla sempre della terza guerra mondiale. Apocalisse capitolo 9 versetto 12 dice: il primo guai è passato. Can, il primo guai è passato, vuol dire la prima guerra mondiale è passata, ok? E questo mi sa era tra i tempi di 1913 a 15, se non sbaglio, ok? Continua. Il primo guai è passato, ecco vengono ancora due guai dopo queste cose, ok? Ci sta facendo capire, sta parlando della prima guai che è passata e diceva che ci sono altri due guai che arriveranno. Ora prendiamo il libro di Apocalisse capitolo 11 versetto 14. Il secondo guai è passato, ma ecco il terzo guai verrà presto, ok? Queste cose si ricevono attraverso lo spirito. Chi non ha la sapienza data dal padre non potrà mai capire queste cose qui. Questi guai stanno parlando delle guerre mondiali. Ha detto il primo è passato, ora ha detto il secondo è passato e presto arriva il terzo, ok? E sappiamo che coloro che hanno mantenuto le parole di questo libro qui, ok, saranno salvati dal padre, ok? Coloro che hanno apprezzato questa verità, che hanno cercato la verità con sincerità, saranno salvati. Ma coloro che cercano la propria via in questo mondo, che coloro che cercano proprio la propria posizione con i malvagi, coloro che non sperano che arriva il regno del Padre, ok? Dove regnerà la rettitudine, questa gente saranno distrutti, ok? Come ha detto il fratello prima nel libro di Zaccaria, era 12. 14-12, che dice due terzi saranno distrutti, ok? 13, Zaccaria 13. Zaccaria 13 ha detto due terzi della casa di Israele saranno distrutti assieme ai malvagi, sarà salvato solamente un terzo. E voglio capire dove è tutta questa salvezza per tutti, come dice la Chiesa, ok? Adesso, vai. Salaglia, adesso noi siamo qua per le strade, per le vie, a profetizzare, ad avvertire il popolo di Israele, gli eletti del popolo di Israele, di ciò che stanno vivendo adesso, di ciò che avverrà, la distruzione. Ma adesso vi predichiamo la cosa più importante, cioè il Salvatore, Yahweh Shai, colui nel quale noi siamo in comunione con il Padre, colui che ci salva la vita, l'unica salvezza, l'unica via di fuga da questo mondo di tenebre, l'unica via di fuga da qualsiasi cosa è nostro Signore Yahweh Shai, che ci dice al capitolo 11 versetto 28, dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Il negozio qua dentro non sento un cacchio di quello che dicono in piedi. Okay. Se vuoi parlare più piano. Abbassiamo la voce allora. Grazie mille. Okay. Grazie. Sta anche piovendo parecchio. Sì, stanno bagnando le scritture.
Leggiamo velocemente questo precetto che ha lui e chiudiamo. Vai. Questo è il libro di Geremia, capitolo 30, versetto 23, legge 23 e 24. Sì, beh. Geremia capitolo 30, versetto 23 dice: ecco, la tempesta del Signore. 23, 24. Geremia capitolo 30, versetto 23 dice: ecco, la tempesta del Signore Yahweh Hashem Yahwashai, il furore scoppia. La tempesta imperversa scroscia sul capo degli empi. L'ardente ira del Signore Yahweh Hashem Yahwashai non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore negli ultimi giorni, lo capirete. Ok, detto questo, chiudiamo con il libro di Amos 5:10, ok? Per quello che è venuto fuori la signora adesso. Perché quando siamo fuori a predicare questa verità, la gente non lo vuole, ok? Vogliono che gli predichiamo cose dolci, ok? Il Padre ci ha messo qui, ci ha dato lo Spirito affinché possiamo venire fuori a predicare, ok? Ma la gente non lo vuole. Leggiamo questo e chiudiamo anche perché sta piovendo. Amos capitolo 5, versetto 10 dice: essi odiano chi li ammonisce e detestano chi parla con rettitudine. Tanto. Ok, questo è per chiudere tutto questo. Ok, se fossimo qua a suonare, ballare, la gente ci avranno anche lasciato dei soldi. Ok, lasciamo qui. Speriamo che questa lezione è stata edificante. Vogliamo lasciare tutto nel sacro nome del Padre. Yahweh Hashem, Yahweh Shai, Hashem Kakudash. I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato la verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Ala, rischiano la propria vita in questi ultimi giorni per far sì che questa verità possa arrivare dappertutto. Kam Yashar Ala, alla prossima. Shalom.